Rieccolo, come va? È tornato, sono tornato. Tanti di voi mi davano per disperso, ma sono qua ancora, insomma. Benvenuti, bentornati. Come va? Come vanno le vostre vacanze, le ferie? Dove state? Cosa state facendo? Raccontatemelo nei commenti, ma non di questo video, perché in questo video i commenti saranno disabilitati. E dice perché? Perché voi vi spiego. Voglio fare un gioco con voi, sembra solo enigmista. Voglio fare un gioco con voi. E il gioco è un gioco, insomma, spero vi possa intrallazzare, insomma, divertire. Lo pensavo in questi giorni e ho deciso di farlo e di proporvelo. Dunque, cosa c'è in premio, in palio? C'è un libro che sceglierete voi, quindi al vincitore chiederò la wishlist, proprio così, semplice, la mia wishlist. Io da quella wishlist tirerò fuori un libro che sarà poi il premio che appunto invierò al vincitore. Come fare a partecipare e come si fa a vincere questo libro? La vittoria sarà determinata tramite un'estrazione, quindi avrò una bella giara con dentro tutti i vostri nomi, che estrarrò ovviamente dall'ultimo al primo, e il appunto, cioè dal primo all'ultimo, insomma, l'ultimo estratto vince, quindi quello che rimane nella giara è come sempre il vincitore, tutti gli altri, insomma, sarà un modo mio per salutarli. Come si fa a finire in quella giara per essere estratti? Bisogna indovinare almeno uno dei tre titoli che vi sto per far vedere. Titoli che però saranno nascosti, le copertine di questi titoli saranno nascosti, sono tutti impacchettati, ma ci sono delle porzioni di copertina visibili. Tramite quelle porzioni di copertina voi dovrete indovinare il titolo. Per ciascun titolo avrete il vostro nome posto all'interno della giara per l'estrazione. Quindi indovinate un titolo, il vostro nome sarà nella giara una volta, ne indovinate due, il vostro nome sarà nella giara due volte, ne indovinate tutti e tre, giusto appunto avrete il vostro nome tre volte nella giara, quindi avrete tre volte in più la possibilità di vincere. Chiaro, no? Spero di sì. Insomma, tre libri da indovinare. Adesso ve li faccio vedere. Vi faccio vedere, insomma, la copertina impacchettata. Per ciascuno di quelle delle vostre risposte giuste corrisponde, a ciascuna delle vostre risposte giuste corrisponde il vostro nome nella giara per l'estrazione. E poi farò l'estrazione, penso verso settembre. Insomma, poi vediamo quando fare l'estrazione. Al vincitore, appunto, regalerò un titolo da me scelto all'interno della sua wish. Spero sia tutto chiaro. Vi ripeto, i commenti, ecco, questa è una cosa, poi vi faccio vedere i libri, sono disabilitati. Perché? Perché le risposte, essendo un gioco, me le manderete via mail nickinc15@hotmail.com, è la mia mail personale, la trovate comunque nell'info box. Mettetemi nell'oggetto gioco, giocherello, insomma, Duca Bompi, mettete quello che vi pare, perché è proprio la mia mail, quindi vi distingo da tutte le altre mail. Nel testo della mail mi mettete massimo tre titoli, ecco, questo è importante, non mi mettete 280 titoli perché sarà un disastro. Tre titoli, quindi massimo, sono le massime, il massimo delle opportunità che voi avrete per cercare di indovinarli, quindi non mi scrivete 10 titoli, insomma, tre titoli secchi, e se tra quei titoli ci sono i tre giusti, il vostro nome nella giara tre volte, 2, 2, 1, 1, insomma, vado. Faccio vedere i libri. Allora, primo libro è questo qua. Io ve lo lascio un attimino qua, se riuscite a decrittare il titolo, fate magari un fermo immagine, insomma, vedete un po' quello che dovete fare. Eccolo qua. Primo titolo, primo libro. Secondo libro, eccolo qua. Quindi guardatevelo bene, fermatelo, stoppatelo, studiatelo, poi mi mandate una mail e mi dite: secondo me quello è quello là. Ultimo, qua traballa tutto. Ultimo titolo è questo qua. Eccolo qua. Quindi aspetto le vostre mail, vi ricordo appunto i commenti sono disabilitati, quindi non mi scrivetevi qua sotto perché non è possibile, quindi mandatemi una mail, mi dite i vostri tre titoli e in base alla quantità di titoli indovinati parteciperete all'estrazione che farò, insomma, verso, penso, inizio settembre, insomma, sicuramente dopo le vacanze, e da lì poi il vincitore vincerà un libro da me scelto all'interno però della sua wish. Oh, ragazzi, spero che le regole siano chiare, insomma, io le ho intuite come chiare, quindi spero lo siano. E niente, buona continuazione di questa seconda parte di questo agosto che sta volando via. Io vi auguro, come sempre, ogni cosa splendida e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacio, vi voglio bene, state bene.